7 Jeep rinnova la Grand Cherokee con contenuti estetici e tecnici. La grande novità Jeep per il 2017 è la Grand Cherokee Trailhawk, una versione specificamente adattata per il fuoristrada che ha per esempio un sistema ad aria di sospensioni regolabili di serie e un differenziale posteriore a controllo elettronico che dovrebbe aiutarmi a mantenere il controllo nelle situazioni più difficili. Tra le particolarità della Trailhawk ci sono 20 kg di ripari d'acciaio nel sottoscocca per proteggere le parti nobili della meccanica e un fascione anteriore specifico che migliora l'angolo d'attacco per aiutarmi a superare gli ostacoli più impervi. Il motore è un 3 litri diesel V6 accoppiato a un cambio automatico a 8 marce. Anche le gomme sono speciali di questa versione, sviluppate proprio per questa macchina, rinforzate in Kevlar, sono disponibili nella sola misura 18 pollici, che consente quindi una spalla piuttosto alta, a vantaggio della percorrenza sui fondi più accidentati. E tutto questo per dire cosa? Che con questa Trailhawk ho affrontato un percorso off-road fatto di discese ghiacciate, fosse profonde quanto la macchina e inclinazioni al limite del ribaltamento, cavandomela grazie agli aiuti elettronici. Ma devo ammetterlo, se non me l'avessero proposto quelli di Jeep, non ci avrei nemmeno provato. A che cosa serve un SUV da 468 cavalli? Assolutamente a niente. Proprio come il bungee jumping e il sesso ricreativo. La cosa che mi piace di più di questa Grand Cherokee SRT è che la tecnologia c'è, ma non si sente quasi mai. La guida è molto diretta, molto analogica, è quasi da auto sportiva d'altri tempi. L'assetto, quando la macchina è regolata per le massime prestazioni, è rigido il giusto. Certo, un pochino di saltellamento sulle asperità lo sento, però la macchina rimane ben incollata alla strada, gira piatta, molto precisa. Sembra un go-kart versione T-Rex. Fantastica la risposta del cambio automatico, soprattutto quando lo si adopera in sequenziale. Se proprio devo fargli un appunto, le leve dietro al volante sono un po' piccoline. I freni marchiati Brembo danno grande sicurezza, con un pedale molto solido sotto al piede e decelerazioni imperiose quando serve, ma sempre una grande modulabilità. Punto dolente dell'SRT sono i consumi. Ad andarci davvero piano, circa 80 all'ora costanti, siamo sopra gli 11,7 litri per 100 km, come un rubinetto aperto. Nel caso volessi affidare l'SRT a qualcuno dalle mani poco esperte, c'è anche una modalità chiamata Valet che la addomestica e la fa diventare una macchinina molto a modo. Beh, ma non ho mica detto che io la debba affidare per forza a qualcun altro. Summit, il nuovo top di gamma, che oltre ad avere un fascione anteriore ridisegnato ha un sistema di cancellazione del rumore elettronico in abitacolo. Funziona con due microfoni e due altoparlanti che captano i rumori dell'ambiente e producono rumori opposti, ossia in controfase, per annullarli e rendere il tutto molto più silenzioso. L'Active Noise Cancellation lavora in modo diverso sulla Summit e sulla SRT. Sulla versione più lussuosa cerca di cancellare i rumori tout court, mentre sull'SRT lascia il rumore del motore cercando anzi di esaltarlo, eliminando i rumori parassiti. Onestamente, senza poterlo spegnere è molto difficile capire quanto sia efficace. A velocità autostradali la Summit è piuttosto silenziosa, ma non silenziosissima. Non si sente il rumore di rotolamento delle ruote, il rumore del motore è estremamente sommesso, rimangono dei frusci aerodinamici piuttosto percettibili. Volendo essere il modello più stiloso, la Summit monta soltanto cerchi da 20 pollici e all'interno sono previsti interni Laguna in pelle chiara, veramente molto belli. In teoria dovrebbero essere a tutta portiera, in pratica la parte bassa, quella che corrisponde ai vani porta oggetti, è in plastica, però con una lavorazione superficiale che veramente inganna molto bene l'occhio, e comunque si tratta di plastica di buonissima qualità. La versione che sto guidando ha il motore diesel 6 cilindri, 3 litri di cilindrata, 250 cavalli. Ha una buona spinta, una buona fluidità, un po' rumoroso in piena accelerazione, ma comunque la sonorità non è sgradevole. Quanto beve?
Con una guida disinvolta siamo attorno agli 8 litri per 100 km.